Allora, un altro video a sfondo ambientalista e questa volta sullo spreco energetico, soprattutto sullo spreco di gas. Vi faccio vedere una cosa che nessuno ha mai notato, magari, perché vabbè, non è che tutti hanno questo spirito di osservazione. Sono a casa di mio padre, questa è la caldaia che produce sia l'acqua calda per il riscaldamento dei caloriferi, sia l'acqua calda a uso rubinetti. E allora, vi faccio vedere il caso con il rubinetto della cucina con il miscelatore in posizione centrale. Quante volte, pur avendo bisogno di acqua fredda o temperatura ambiente, abbiamo aperto il misuratore, scusate, il miscelatore in posizione centrale? Vi faccio vedere che invece, aprendo la posizione centrale, cosa succede? Che noi abbiamo bisogno di acqua fredda, magari semplicemente per sciacquarci la mano o per riempire una bacinella, Però adesso non so se si sente bene il rumore, la caldaia è partita. Ok? Forse lo sentite. La caldaia è partita a produrre acqua calda perché comunque per lei il miscelatore non è in posizione 0, è in posizione 50, quindi comunque chiama acqua calda, anche se non caldissima, ma la chiama. Quindi voi pensate quante volte per non fare una cosa del genere, questo era il gesto. Cioè bastava mettere il miscelatore sullo 0, cioè sulla posizione dell'acqua tutta completamente fredda, avremmo avuto comunque il nostro getto d'acqua per sciacquarci, per fare qualche cosa di veloce, però pensate quante volte abbiamo chiamato acqua calda, quindi abbiamo fatto accendere il gas, anche per, vedete, adesso ha smesso, no? Per 10 secondi, 20 secondi, però intanto è una piccola porzione di gas che se moltiplichiamo per 60 milioni di italiani fa capire quanto gas viene sprecato. E questo, ripeto, basta veramente del buon senso e basta tenere il cervello collegato anche nei piccoli gesti di tutti i giorni. Niente, ve lo lancio come spunto. Grazie.